Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Lodiamo il Signore all'inizio di questo nuovo giorno, ringraziandolo per quello che ci ha dato e ci darà ancora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Invochiamo il Signore con le parole del Salmo 62. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La nostra attenzione quest'oggi si focalizza su questa immagine, è l'immagine della Vergine Maria Immacolata. Si trova nella chiesa di Sant'Antonio, qui a Cerignola. È una statua attribuita a Nicolantonio Brudaglio, uno scultore, anzi il capostipite di una famiglia di scultori che ha operato per circa un secolo nella vicina Andria e ci ha lasciato delle opere pregevoli. Alcune di esse sono a Cerignola, altre nelle città vicine. Ci sono molte immagini dell'Immacolata nella nostra diocesi e del Brudaglio, in modo particolare due, quella che si trova nella chiesa della Maddalena a Rocchetta Sant'Antonio, davvero imponente, e questa che si trova nella chiesa, di Sant'Antonio qui a Cerignola. Quella di Rocchetta e quella di Cerignola, ma perché ho preferito questa immagine? Credo che il motivo per cui è stata commissionata allo scultore questa immagine dai frati minori conventuali che officiavano nella chiesa di Sant'Antonio è legata alla spiritualità dell'ordine francescano. Infatti, fu proprio un francescano, d'Uns Scoto, vissuto tra il 1265 e il 1308, fu proprio lui ad approfondire il mistero dell'Immacolata Concezione di Maria. Papa Giovanni Paolo II, che ha canonizzato Duns Scoto, nel 1996 lo ha definito il dottore dell'Immacolata. Che cosa egli ha approfondito di questo mistero che è stato proclamato come dogma da Pio IX nel 1854, recependo quella che è una convinzione del popolo di Dio. Duns Scoto ha approfondito quelle parole che l'angelo Gabriele rivolge a Maria nel mistero dell'Annunciazione. Entra nella sua casa e dice: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Piena di grazia, in greco, nel bel greco di Luca, che caritomene. Colei cioè che nella sua esistenza non è altro che ripiena dell'amore, della grazia, della benevolenza di Dio. Duns Scoto e poi coloro che hanno approfondito e Pio IX che ha proclamato il dogma dell'Immacolata hanno voluto riconoscere questa verità, che la bellezza, la grandezza di Maria sta tutta in Gesù Cristo. Al centro della sua esistenza c'è l'agire di Dio, che è un dono gratuito. Ecco che cosa significa piena di grazia. Tutto in lei è gratuità. Ed è per questo motivo che le statue dell'Immacolata, quelle del Settecento, come questa che si trova a Sant'Antonio, commissionata probabilmente intorno alla metà del Settecento, ci presentano una giovane donna nel fiore dei suoi anni e nel fulgore della sua bellezza.
vestita con degli abiti sontuosi, molto luminosi, che richiamano tutti i colori della primavera, e con le mani giunte nell'atteggiamento di chi prega, di chi ringrazia, lo sguardo rivolto al cielo. Ci sono altre caratteristiche dell'icona, dell'immagine dell'Immacolata, e le vedremo domani. Io voglio accompagnare questa immagine così bella, venerata dal popolo cerignolano, con alcune riflessioni del Cardinal Casper, tratte dal suo libro Misericordia. Egli scrive: Maria è eletta per collaborare a questa grande opera della redenzione. Ella ha trovato grazia presso Dio. Questo significa: ella è assolutamente nulla in sé. Ella è tutto per pura grazia. È solo l'umile serva del Signore, come dice nel Vangelo secondo Luca. L'onore non spetta a lei, ma soltanto a Dio, a cui nulla è impossibile. Perciò Maria canta: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Maria è tutta vaso e solo un modesto strumento della misericordia di Dio. Martin Lutero, pensate, quel Martin Lutero che porterà i cristiani della Riforma a non venerare più Maria, scrive una riflessione, un commento al Magnificat stupendo, nel quale dice che Maria è il modello del sola grazia, del soltanto per grazia. Dal momento che tale soltanto per grazia, prosegue il Cardinal Casper, Maria vive anche soltanto di fede. È strumento della misericordia di Dio, attraverso il sì pieno di fede, che dice al messaggio dell'angelo, che in un primo momento la sorprende e le appare incomprensibile e anche troppo impegnativo. In quella occasione Maria si definì una serva, in fondo una schiava del Signore. Maria fa spazio a Dio affinché egli possa operare il suo miracolo. Cos'è la grazia? È lo spazio che Dio si prende nella nostra vita. E in Maria questo spazio Dio se l'è preso totalmente, dal momento del suo concepimento. Per questo l'angelo può chiamarla e salutarla così, piena di grazia. Per questo noi la invochiamo con queste parole, di generazione in generazione, perché vediamo l'opera di Dio in lei, quell'opera che ha preparato la venuta del Figlio di Dio. Dice l'orazione nel giorno dell'Immacolata Concezione: o Dio, che nella Vergine Maria ti sei voluta preparare una degna dimora. Cari fratelli e sorelle, quando noi ci lasciamo abitare dalla grazia di Dio, diventiamo la degna dimora del Signore. Preghiamo per noi. Preghiamo in modo particolare oggi per i sacerdoti, per coloro che annunciano il Vangelo, che celebrano e amministrano i sacramenti, che diffondono il senso della grazia e della presenza di Dio con la loro testimonianza, con la loro preghiera. Ma preghiamo perché ciascuno di noi faccia spazio alla grazia di Dio nella sua esistenza, in modo da portarla ad una umanità che ha tanto bisogno di questa bellezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Invochiamo Maria in questa giornata con queste parole. Maria, piena di grazia, prega per noi. Terminiamo con la preghiera a Maria, composta da Papa Francesco. Egli la recita ogni giorno in comunione con noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate, alle quali per impedire il contagio non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull'economia e sul lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio Padre di misericordia che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana intervieni presso il tuo Figlio divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sia accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che con sollecitudine pastorale e impegno evangelico cercano di aiutare e sostenere tutti. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.